Nel 68 i manifestanti parigini inventarono lo slogan «L'immaginazione al potere». Al cuore di un movimento dalle mille sfaccettature vi era il desiderio di immaginare un'altra società. In quegli anni prende forma un concetto nuovo di controcultura che, tra i vari frutti, porterà anche alla nascita di una miriade di spazi autogestiti. In Svizzera rimane emblematica la lotta per la Reichsschule di Berna. Le prime richieste per uno spazio autogestito a Lugano risalgono alla fine degli anni 60. Per oltre 20 anni l'autorità cittadina ignora le rivendicazioni dei giovani. C'era la festa di primavera, il primo sabato del mese di maggio, ci incontriamo di solito quasi tutti gli anni, qualche tassino, per fare una festa tutti assieme. Eravamo lì, cioè pacifici, e quello che non capisco appunto è che eravamo lì tranquilli, non abbiamo fatto del male a nessuno. E ci hanno attaccato così in modo violento, senza nessuna provocazione da parte nostra, perché non è vero che abbiamo provocato, che abbiamo lanciato chissà cosa, sassi qual tassino non ne vedo. L'unico movimento giovanile che ha preso posizione a due riprese all'indomani degli scontri si chiama Realtà Antagonista, un movimento che chiede la realizzazione di un centro sociale autogestito. Nell'ottobre del 1996 decidono di occupare gli stabili abbandonati dell'ex molino Bernasconi. Siamo desistenti qua, a 35 metri sospesi sopra la realtà. Viganello, un concentrato di effervescenza giovanile, osservato da alcuni con preoccupazione e diffidenza e da altri con la cordiale complicità che non può essere negata alle presunte avanguardie di una società civile che cerca nuove regole e forse nuovi valori. Siamo nel vecchio palazzo ex Mulini Bernasconi, ora della Elektrowatt S.A. di Zurigo. Consistenti frange giovanili l'hanno occupato quasi per gioco lo scorso 12 ottobre. Ora è sede permanente, ma non si sa fino a quando, dell'associazionismo luganese che va controcorrente. Tre, nella sostanza, le condizioni poste ai giovani dai politici. I movimenti che gestiscono il centro sociale dovranno costituirsi in un'associazione, dovranno designare un responsabile e dovranno anche ristabilire la legalità, il che, se non tornasse a gala la proposta di acquistare gli ex mulini, significherebbe sgomberare a medio termine l'edificio occupato. I giovani dovranno lasciare l'edificio occupato, ma i comuni si sono impegnati a trovare una soluzione alternativa e adeguata. Addio Lugano bella, o dolce terra pia, scacciati senza colpa gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in cor. La soluzione del Maglio è la soluzione proposta dal Consiglio di Stato perché è l'unica che è riuscita ad ottenere visto che è di sua proprietà. Gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in cor. Dall'estate 97 gli autonomi sono ospitati, o meglio tollerati, nell'ex Grotto Maglio sul piano della stampa, territorio di Canobbio. Se tu sei confinato in una zona completamente fuori, ovviamente chiaramente è molto meglio che qui, cioè molto meglio qui che in mezzo alla strada. Da un punto di vista culturale la città di Lugano fa molto per ricchi, vediamo come il LAC. Lo fa molto in estate, come tutti i concerti, esclusivamente per i turisti, ma soprattutto non dà la possibilità dei giovani o poco di esprimersi loro, che abbiano un posto da poter creare veramente liberamente. Io scrivo, scrive. Qua invece c'è il cinema e sala conferenze, il cinema che di solito è aperto il giovedì, è gratis per tutti. Questa è una libreria biblioteca, qui abbiamo libri che difficilmente trovi in una qualsiasi libreria,
la maggior parte dei libri che abbiamo qua dentro non sono romanzi, ma sono saggi.